non capitano solo al nostro microfono, ma sono capitati anche in quella piattaforma Deepwater Horizon nel 2010, quando il noto incidente, che è costato peraltro la vita a 11 persone, ha poi creato un gigantesco disastro ambientale con la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, durata per oltre 2 mesi prima che si riuscisse a chiudere quella terribile falla a 3.000 metri di profondità sotto il livello dell'acqua, quando io ho inconvenienti tecnici ne abbiamo molti nel nostro pianeta e buona parte di questi li abbiamo creati noi negli ultimi 150 anni. Sono stati 150 anni dirompenti rispetto alla nostra storia di specie. Quando Homo sapiens emerge, diciamo circa 200.000 anni fa, in Africa, percorre gran parte della sua strada cacciando e raccogliendo frutti. Si può dire quasi tutti questi 200.000 anni sono un percorso molto lento di sviluppo della civiltà. Poi arriviamo a 10.000 anni fa con la scoperta dell'agricoltura, guardate 10.000 rispetto a 200.000, eppure a noi sembrano già un periodo lungo perché è quello che usiamo per iniziare il nostro studio della storia. Orientativamente i libri di storia iniziano grosso modo dalla scoperta dell'agricoltura che poi porterà alla fondazione delle prime città, gli imperi del Medio Oriente, alla Grecia, a Roma antica e così via fino ad arrivare ai nostri giorni. Ma si può dire che fino a 200 anni fa, fino alle soglie dell'Ottocento, nulla è cambiato sulle metodologie dell'uomo di ottenere risorse e trasformare la superficie terrestre. Perché fino al 1800 in sostanza il mondo procede a energia rinnovabile. Se ci pensate, anche questo magnifico palazzo che ci ospita ora è un frutto dell'energia rinnovabile. Il gasolio non c'era meccanizzazione, è stato costruito soltanto con il lavoro degli uomini, degli animali e con l'energia al limite della legna. Sicuramente hanno dovuto cuocere queste migliaia di mattoni che compongono le mura e per cuocere i mattoni avranno tagliato legname e usato quindi sempre energia rinnovabile. Altro legno, non so se il soffitto, le pareti sono legname probabilmente ancora del 1200, giù di lì se non è crollato il tetto, quindi che resiste ancora oggi, le tegole, la pietra, non c'è altro. Dal 1800 in poi viene scoperta, siamo alla fine del 700 in Inghilterra, James Watt, che poi ha dato il nome all'unità di misura della potenza, inventa la macchina a vapore e la macchina a vapore è il modo di trasformare il carbone, l'energia fossile, in energia meccanica, poi da lì arriveremo poi con l'uso del petrolio dopo la metà dell'Ottocento, la grande stagione della meccanizzazione del Novecento che porterà poi con sé anche le guerre. La meccanizzazione servirà anche per costruire carri armati, gigantesche navi, aerei e le due guerre mondiali sono figlie in fondo della rivoluzione industriale. Che è permessa però dall'assottamento non più dell'energia rinnovabile, quindi non più della legna, del sole, del vento, dell'acqua, anzi il sole non si è mai sfruttato direttamente dall'umanità, lo si è sempre sfruttato in modo trasformato attraverso la fotosintesi o attraverso il vento che muoveva le vele delle imbarcazioni o l'acqua che muoveva le ruote dei mulini. Adesso invece siamo anche capaci di utilizzare il sole immediatamente come forma di energia diretta per scaldare l'acqua oppure per produrre l'elettricità con i pannelli fotovoltaici. Ma torniamo al 1800. L'umanità dopo questo lungo cammino degli 800.000 anni di Homo sapiens improvvisamente ha come l'impressione di aver risolto tutti i propri problemi di produzione di energia utilizzabile e quindi liberarsi dalla schiavitù della fatica fisica attraverso le macchine. Per un buon secolo si è andati avanti senza domandarsi se ci fossero delle conseguenze nell'uso dell'energia fossile e adesso invece ormai siamo nell'età, solo 200 anni dopo questo magico momento, siamo nell'età dove si cominciano a avere risultati negativi di queste, delle conseguenze dell'uso dell'energia fossile che hanno provocato inquinamenti di ogni genere e il cambiamento climatico e addirittura
problematiche che arrivano a minacciare la nostra stessa vita, la salute, quando parliamo di inquinanti che minacciano la nostra respirazione nelle grandi città, piuttosto che inquinanti che finiscono in mare, minacciano la vita del plancton, dei pesci e così via. Questo per dirvi che è arrivato il momento nel quale dobbiamo riflettere se questa strada che ci ha dato molte cose positive, perché tutti noi oggi siamo qui con una società che ha moltissima disponibilità di energia e che vive di fondo bene, abbiamo delle case comode, confortevoli, ci possiamo muovere con dei trasporti rapidi, abbiamo un sacco di oggetti, la gran parte inutili, non soffriamo più la fame, non soffriamo più il freddo, questi sono tutti i frutti del carbone prima e del petrolio poi. Però ora tocca interrogarsi se sia possibile mantenere questo stile di vita per altri 200.000 anni, che sarebbe un orizzonte assolutamente coerente con la strada che abbiamo fatto finora. I 200.000 anni che abbiamo dietro le spalle, possiamo noi avere altri 200.000 anni con questo stile di vita? La risposta che adesso vi darò è dubitativa, sicuramente è negativa in termini di quantità fisiche, dubitativa rispetto alle soluzioni che dobbiamo un po' tutti insieme inventare. Siccome il mondo che andiamo ad affrontare è il mondo del nostro futuro, il mondo dei prossimi decenni, ecco che questa mattinata fatta con voi ha un valore particolare, perché non è una lezione qualsiasi di scuola, sono un po' le istruzioni per l'uso della nostra vita. Mi ci metto anch'io come spero di